Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un video make-up, perché come si è potuto immaginare, dato che sono struccata, oggi facciamo un make-up insieme. E volevo riprodurre con voi un make-up, diciamo, non tanto portabile, cioè non un make-up da andare a farci la spesa. E particolarmente colorato, perché, cioè, è primavera. Perché no? Diciamo, ho proprio immaginato nella mia mente questo look. Io spero venga come io me lo sono immaginato, perché sennò è un fail questo video, praticamente categorico. Allora, noi faremo prima gli occhi, ovviamente fino a un tot, perché dopo bisogna congiungerlo con il resto del viso, quindi è ovvio che dobbiamo completarlo. E per fare gli occhi, allora, prima faccio la solita base. Per uniformare il tutto. Allora, ho fatto gli occhi. Come prima cosa facciamo gli ombretti, che sono, diciamo, la cosa clou di questo make-up. Come palette userò questa qua di Deborah Milano, che è la ColourPop. Come vedete ha tantissime cialdine, e dopo dentro c'ha la sua pochettina, diciamo, il suo contenitore per portarseli in viaggio e quindi scegliere quelle che si vogliono. Ci sono anche gli eyeliner, cioè è pieno di roba. Cominciamo con l'angolo interno dell'occhio, dove io applicherò questo giallo, che io spero sia giallo come sembra nella cialdina, perché ho paura che sia un po' più aranciato. Lo applico qui. Sì, non è giallo come... Non è chissà quanto scrivente. Vabbè. Speravo meglio, ok. Diciamo che ci sono palette, che io non faccio i nomi, che hanno ombretti che scrivono molto di più. Dopo, ovvio che se io avessi fatto la base bianca, questo avrebbe risaltato, ovviamente. Allora, dopo aver provato un azzurro che non andava, quindi cambiamo, usiamo questo azzurro qua, sempre della palette. Tanto il pennello sta diventando verde, ma va bene. Oh, un po' di azzurro, non guasta mai. Sì, oddio, effettivamente, cioè, veramente non scrivono questi ombretti, cioè. Però, obiettivamente, investire dei soldi su una palette di ombretti così, quindi c'è, cioè, ombretti non portabili proprio, perché non è che vai in giro, si spera così, dopo ci vuoi benissimo andare, però è un po' too much, cioè, andare in giro così. Magari è un evento, puoi andarci. Carnevale. Ora sfumo anche un po' in alto. Dopo comunque proviamo a fare, dato che mi avete scritto, ma perché non fai le sopracciglia con la saponetta? E io vi ho detto, sono tatuate, cioè, no, non si muove il tatuaggio. E avete insistito comunque, perché i peletti ci sono, cioè effettivamente sì, i peletti ci sono, non è che le ho, come dire, strappate via e me le sono tatuate da nuovo. Quindi dopo io proverò con la saponetta a farmi le sopracciglia, così vedete effettivamente perché io non le faccio. Allora, ora faccio la base velocemente. È sempre la stessa, quindi... Non so se mettervela e accelerarla oppure saltarla proprio. Io direi di saltarla, sinceramente, perché la base c'è, la vedete nei video passati che vi lascio qui. Quindi la salto, ci vediamo a base fatta. Ok, ora ho fatto la base, come potete vedere, e ho riflettuto mentre facevo la base nel fare una linguetta di eyeliner. Non so perché, però secondo me dà quel minimo di definizione che questi colori comunque non danno, perché non fanno profondità o cosa del genere. Quindi io direi di mettere appunto una linguetta di eyeliner sottilissima. E io, per non sbagliarmi, userò lo scotch proprio per renderla sottile, perché dopo sapete che nel farle uguali diventa un'autostrada, no? Faccio una lineetta proprio. Sì,
Se vi chiedete perché la faccio prima di mettere il rosa, è perché sennò il rosa con lo scotch verrebbe via. Poi si troverebbe questo rettangolo senza scotch che non riempiremo più. Ok, oddio, che ansia. Ho fatto le linee di eyeliner che ovviamente sono risultate diverse, ma c'è ovvio, ti pare? E ora passiamo al rosa. Passiamo al rosa, se riesco ad aprirlo. Io userei questo qua di Kiko, che è un rosa very pigmentato. E tutta la parte esterna, compreso l'eyeliner, semmai dopo lo ripassiamo un attimo. E ci allarghiamo, perché comunque, come vedete, io non ho fatto né contouring né niente al viso, proprio perché andremo di blush, cioè è una cosa strana. Però proviamo, non so come potrà mai risultare, però speriamo bene. Anche perché in teoria dopo ho da fare un altro video. Sì, bene se avessi degli ombretti che scrivono. Cos'è? Comunque dicevo, ho da fare un altro video e non avrei voglia di struccarmi e ritruccarmi. Quindi se fosse possibile preferirei farlo già così, però capite bene che se viene una ciofeca devo per forza struccarmi e ritruccarmi. Ora io prenderei il blush, questo qua rosa, qualsiasi blush rosa che è il colore classico di blush comunque, e comincerei ad applicarlo. Adesso mi stoppo un attimo negli occhi proprio per fare un continuo. Comincio ad applicarlo qui. Ok, ora prendo questo blush di Debbie, che è sempre rosato, però una tonalità leggermente diversa, proprio per andare a congiungere con gli occhi. Quindi faccio una cosa e prenderei un attimo il giallo di prima per andare qui. Perché essendo che ho fatto il correttore dopo, cioè l'ho messo dopo, un po' si è tolto. Ora io andrei a fare ok, ora in maniera molto sobria, perché no, facciamo un minimo di contouring proprio per creare un attimo di tridimensionalità a un look che attualmente non ne ha proprio zero, quindi un attimo qua, lo faccio dopo proprio perché non sapevo come risultava il blush. Ora io farei le ciglia perché non le ho ancora fatte e si nota, quindi vado di piega ciglia mascara, ovviamente vi salto questa parte perché non ha senso, è comunque un semplicissimo mascara. Ok, ho messo il mascara, si può notare la differenza e io ora applico una matita nera, io uso questa di Neve Cosmetics perché è comodissima, scrive parecchio. E la applico nella rima superiore dell'occhio, come sempre. Vi lascio qua nella I il mio segreto per delle ciglia lunghissime. E vi parlo anche di questa matita, quindi se volete andatevelo a vedere. Ok, ora vi avevo promesso che avrei provato la saponetta con il pennellino sulle sopracciglia. Proviamo. Non vi assicuro niente, però ho detto che ci provavo, quindi dai. Cioè, come effetto ci sta, sì, non metto in dubbio, bello. Però, cioè, lo vedete che sotto io ho il tatuaggio, cioè, si vede, no? Oddio, ma mi ci sono già incollate.
questo è l'effetto highbrow, non so come si chiami, non mi ricordo. Particular, ci sta, tanto il trucco è pazzo, quindi non è che con le sopracciglia così cambia molto. Cioè, già andare in giro con degli occhi così è già lì un atto di coraggio, quindi già anche con le sopracciglia ci sta. Cioè, non sono male, sono carine, a parte il fatto che adesso mi sento tirare tutti gli occhi, però sono carine, danno proprio un effetto di aperto, come se il mondo ti guardasse. Ora passiamo alle labbra. Alle labbra, per restare in tema, io applicherò questo rossetto della Kiko, che è anche questo del 15-18, rosa, chissà perché rosa, perché non ho applicato rosa finora nel trucco. E a me il rosa non sta bene sulle labbra, perché ho le labbra scure, quindi, cioè scura, scure comunque, cioè ho le labbra, ma dai, però il rosa non mi sta particolarmente, non so perché, ma non mi sta particolarmente bene. Vedete? Vedete che è orribile? Cioè, su di me veramente... Guardate. Cioè, mi sembra che stia bene con ste labbra. No, magari sono io che mi ci vedo male. Ma parecchio male. No, 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 no. È già molto meglio, cioè... Dai, ma poi magari a voi piaceva. A me no, proprio non mi ci vedevo. Questo è il risultato finale. Ora vi faccio vedere da più vicino gli occhi, che diciamo è il fulcro di questo trucco, perché le labbra alla fine sono delle labbra normalissime. Vedete, si unisce, è un po' particolare, diciamo che ci sta anche, magari un po' più tenue, comunque con colori un po' più tenui. Cioè, allora, la parte degli occhi qua, se togliamo la sfumatura, ci sta. Non avrei problemi ad andarci in giro comunque, cioè ci sta, sono dei colori normali, non... niente di che. Forse la parte un po' too much è questa, è un po' effettivamente, cioè io l'ho vista su TikTok, effettivamente loro lo facevano addirittura col rossetto, cioè, mamma mia, io ho detto ma neanche. Però questa è la parte veramente un po' più difficile da portare, però secondo me, guardate, io vi dico, in discoteca, quando... Nel 2025 potremo tornarci, quindi saremo tutte vecchie praticamente. Ci saranno le 2010 ormai in discoteca. Ci starebbe anche, perché comunque in discoteca ci sta, secondo me, tanto è buio. Io spero che questo video possa esservi piaciuto. Lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate di codesto make-up e codeste sopracciglia. E io vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale per non perdervi altri video. Vi mando un bacio. Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!